Ciao, coltiva il tuo talento. Se vuoi essere felice, se vuoi stare bene, se vuoi essere in armonia con te stesso, devi perseguire e coltivare il tuo talento, ciò che ami fare, ciò che è veramente importante per te, quello che ti dà veramente gioia, che ti fa sentire in armonia con te stessa, con te stesso e con gli altri. Spesso le persone cedono alla ragion di Stato, cioè anziché coltivare il proprio talento, fanno delle cose, ad esempio lavorativamente, che non gli piacciono, che detestano, ma le fanno per paura di poter perdere il lavoro, per paura di non essere in grado di mantenersi o di mantenere qualcuno. E tutte queste paure li fanno stare in una condizione. 40 anni a fare il casellante all'autostrada, per fare un esempio, cosa che odiano, che detestano, perché se ti piace quella, se quella è la tua passione, fai quello. Cioè, finisce che allora, se la tua passione è fare il ferroviere, fai il ferroviere, ma se poi scopri a un certo punto che invece non vivi per fare il ferroviere e fare il ferroviere non ti piace, allora devi capire che non stai scoprendo i tuoi talenti, non stai coltivando le tue passioni, non stai facendo nulla di buono per te, stai semplicemente difendendoti da delle paure che tra l'altro non hanno neanche più senso poi fondamentalmente, perché ad esempio la paura di non avere di che nutrirsi. Per gli esseri umani primitivi, ancora oggi in certe aree del mondo questa paura c'è, ma non in queste. Per cui molte persone si costringono, oppure anche proprio per avere un po' di più di cose che non ti servono, non segui i tuoi talenti. Questo è il danno peggiore che ci facciamo, sono stili di vita deleteri perché la parte emotiva ci farà pagare tutto e di più. Come diceva Dalai Lama, gli esseri umani lavorano per guadagnare, lavorano tanto, fanno anche lavori che non gli piacciono per guadagnare, poi siccome si ammalano, spendono i soldi per guarirsi, i soldi che hanno guadagnato li spendono per guarirsi, non sapendo che la causa della malattia è proprio fare sempre, costantemente, delle cose che non piacciono. Per cui rifletti su questo e persegui il tuo talento, persegui il tuo sogno. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!